Sera sarà poco di post-produzione, più che altro una cosa un po' diversa dal solito, più che altro orientata alla fotografia, per farsi un'idea del file, in quanto proprio la materia prima con cui abbiamo a che fare da una ventina d'anni a questa parte, diciamo, tranne chi per passione o così, per consuetudine, scatta e lavora ancora in analogico, ecco. Quindi era tutto nato da una cosa che mi ha chiesto, può essere interessante un po' per tutti, che mi ha chiesto Maurizio, che tra l'altro è collegato, sul fatto che stiamo facendo un percorso sul bianco e nero assieme, quindi lui ha scattato con la mirrorless impostata, sul bianco e nero, ha scattato in RAW, poi ha aperto il RAW e se l'è trovato a colori. Quindi questa qui è una cosa assolutamente normale, quindi il RAW quando lo aprite viene aperto a colori. Voi lo scatto lo fate in bianco e nero come preferite, come volete. Poi però potete vederlo naturalmente dentro al vostro convertitore RAW, così come l'avete scattato con le impostazioni della macchina fotografica, perché tutti i convertitori RAW hanno all'interno la possibilità di estrarre da quel file che si chiama XMP, che viaggia assieme al file RAW, estrarre i dati della fotocamera e anche i suoi profili, chiamiamoli così, ecco, comunque i suoi preset, che sono presenti all'interno proprio dei convertitori, del software del convertitore stesso, ogni volta che si fanno gli aggiornamenti. Quindi questo qui è uno scatto fatto con una mia mirrorless Fuji. Niente di eclatante come potenza di macchina fotografica. La macchina è stupenda, secondo me è quasi la macchina perfetta. Ok, quindi ho aperto il file ed è chiaramente a colori. Qui sono dentro Camera RAW, scusate, e c'è questo pannellino, lo vedete qua, sfoglia profili, questa qui che vedete è il Camera RAW, un po' degli ultimi aggiornamenti, che ha tutto sulla destra, ma è uguale anche nelle versioni di qualche anno fa, uguale, sfoglia profili e qui dentro avete, eccoli qui, qualcosa che suona più o meno così, colori come da fotocamera e lo trovate in tutti i convertitori RAW, di qualsiasi marca, chiaramente, anche nel convertitore RAW del vostro produttore della macchina fotografica. Se clicchiamo qua dentro, eccoli qui, vedete Astia, classico, pro, negativo, height, tutte queste cose qui, la provia, sono tutti i preset, chiamiamoli così, o profili, insomma. Adesso non stiamo a fare troppi ragionamenti sui termini o su cosa sono, impostazioni, chiamiamole così, vedete che cambiano i colori, un po' i contrasti. E abbiamo anche, eccolo qua, i diversi monocromatici, tra cui il monocromatico, monocromatico, quello standard, senza tanti fronzoli. Quindi, se sulla mia macchina fotografica ho impostato monocromatico e vedo in monocromatico, cioè vedo in bianco e nero nel mirino, che è una cosa fenomenale, secondo me, grandiosa nelle mirrorless per fare il bianco e nero, perché posso vedere già come si creano, come si dispongono le luminosità, i contrasti all'interno della foto che sto andando a fare. Quindi posso già, regolando i tempi e i diaframmi, vedere proprio come sarà il mio bianco e nero, senza diventare matto, diciamo, a immaginarmelo, vedendo naturalmente a colori. E qui abbiamo monocromatico, quindi clicco qui e zacchete, viene applicato monocromatico. Dopodiché posso salvarmi il file, posso continuare andare a fare le mie lavorazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo un po' una cosa. Ecco, vedete la potenza, diciamo un piccolo extra, la potenza del RAW rispetto a un JPEG. Adesso poi lo vedremo con altri esempi un pochettino più in dettaglio, ma qui c'è una foto che ho fatto nell'angolo qua del mio studio, in una delle camere del mio studio. Vedete, abbassando le luci. Guardate come si riesce a recuperare tutto quel sovraesposto che c'era nello scatto originale.
Il bianco, il RAW ha questa caratteristica di avere la possibilità di recuperare tantissimi dettagli nelle alte luci e forse un po' di meno nelle ombre. Infatti, se vado ad aprire le ombre, ecco, vedete che nelle ombre salta fuori il disturbo, il rumore, anche perché la macchina fotografica non è proprio un fulmine di guerra, è bellissima per fare fotografie, ma ha qualche limite. Limite tecnologico, diciamo un po' così, dovuto all'età più che altro, per la gestione del rumore. Fino a qui è tutto chiaro? Avete qualche domanda? Stiamo facendo un webinar un po' più orientato sulla fotografia, un po' diverso dai soliti, che sono tutti di fotoritocco generalmente. No, no, va bene. Ok, Sì, una sì. cosa curiosità, notate appunto, vedete la differenza per chi magari è un po' poco pratico di robe tipo. Mi faccio notare una cosa, cioè quando si potrebbero fare tanti discorsi su un'immagine come questa, su come ci vengono proposte le cose, diciamo così. Il rumore c'è anche nell'area più illuminata, però non si vede, cioè c'è, ma i Quello nostri occhi non lo stavo percepiscono. notando, quello sì, Qui si non vede si vede. tecnicamente, cioè dentro il file c'è, se andassimo a fare un'analisi con qualche strumento, va a sapere. Avremmo tutta quella granulosità che abbiamo a destra, però il fatto che un RAW, quindi in realtà il numero di informazioni catturate nelle alte luci è molto maggiore a livello di visualizzazione all'interno di un programma, di un convertitore RAW, tutte queste informazioni ci danno un'immagine decisamente migliore rispetto come qualità, come nitidezza e come disturbo, non c'è tutta quella granulosità, quella polverina, diciamo così, che vedete lì a destra. Vedete, qui ci sono le luci. Io posso anche scendere un po' di più, meno 50. Vedete com'è bello lì dentro. Quindi si dice quando si scatta in RAW fino a un certo punto esporre a destra. Magari molti di voi l'hanno già sentita questa cosa qua. Esporre a destra vuol dire magari sovraesporre sempre di uno stop. Perché sovraesporre? Perché appunto avendo la possibilità di catturare più dettagli nelle alte luci, sovraespongo, catturo, rendo meno problematica la gestione del contenuto nelle basse luci, nelle ombre. Intanto le alte luci, anche se vengono un po' troppo chiare, riuscirò sempre a recuperarle perché c'è tantissimo dettaglio dentro le alte luci. Ok, quindi il discorso è chiuso qua un attimino per questa piccola premessa. Qui sono in camera RAW, Scusa, se faccio. Sì. naturalmente è importante che quando fai questo gioco guardi l'istogramma sulla macchina fotografica in modo di non appoggiarlo a destra, perché altrimenti bruci i bianchi. Però se stessi, Lo questo istogramma devi. qui, aspetta, guarda l'istogramma. Vedi, Adesso però non è appoggiato. siamo lì. Sì, Sì, però non è se tu. appoggiato. Ok, però ok, tieni presente che intanto la macchina fotografica ti visualizza l'istogramma del JPEG, eh? E quindi questa immagine qua, se adesso la apro in Photoshop così com'è, quindi facciamo finta che vado ad aprire come se avessi scattato il JPEG. Se vado a vedere l'istogramma, eccolo qua. Aspetta che lo visualizzo anche magari con. Visualizziamolo con una curva che si vede meglio. Ti Eccolo dico qui. questo perché io questa cosa che mi dici tu la uso di andare verso destra, ma ogni Sì, volta che ho appoggiato troppo a destra ho bucato i beh, bianchi. ok, attenzione, anche i RAW hanno i loro limiti. Poi bisogna vedere che macchina fotografica abbiamo, perché chiaramente una di ultimissima generazione di alta classe ha una gamma dinamica Ah, talmente estesa da sicuramente. gestione del rumore a livello di software non paragonabile alle mie o a macchine normali o entry level, chiaramente. Quindi sovraesporre, d'accordo, però occhio chiaramente. Qui abbiamo l'istogramma, puoi permetterti di avere
un po' di roba attaccata a destra, cioè nelle alte luci, ma comunque non allargarti più di tanto, perché poi appunto il RAW ha comunque anche dei suoi limiti, ecco, quindi Posso farti una rischiare. domanda? Poi dipende sempre, poi dipende chiaramente da quello che stai fotografando e da cosa ti interessa tenere nell'immagine. Però sì, possibilmente magari sovraesponete di uno stop. Se vi interessa avere i dettagli nelle basse luci, perché poi la foto chiaramente in bianco e nero la fai anche magari in funzione dei neri, quindi non è che ti interessa poi magari avere tutto questo dettaglio nelle basse luci. Posso chiedere una cosa? Ascolta, Certo. quando io espongo a luce incidente, quindi con l'esposimetro Sì. separato, quindi uso un Sì. secondo, mentre che con la pellicola Velvia non ne sbagliavo una, con il digitale c'ho un'esposizione a destra, veramente ho provato con la Nikon, adesso poi che farò le scatti per te vorrò vedere anche con l'Olympus e con la Lumix. Qua, con la Nikon c'ho un'esposizione a destra molto a destra, diciamo, molto sovraesposta, eppure voglio dire, con la pellicola questo non mi accadeva. Ecco, mi sono sempre chiesto, sarà la mia macchina fotografica o È perché sono due tecnologie completamente oh. Perché diverse. diverse. Sì, non so se è possibile fare un paragone. Sì, no, il paragone me l'hai appena fatto, però magari la capacità di tenere il dettaglio nelle alte luci della Provia, aspetta, può essere superiore al JPEG a parità di scatto che stai facendo, con la stessa ottica, al JPEG che esce da una macchina fotografica digitale. Quello senz'altro potrebbe o non potrebbe, non ho idea, perché non ho assolutamente idea di come giri la gamma dinamica di una Provia o della tua macchina fotografica. Però la cosa è chiaramente possibile. Bisogna poi vedere. Adesso vediamo un'altra cosa che magari potrebbe rientrare anche in questo discorso. Quindi adesso questo lo chiudo. Andiamo a vedere un po' di curiosità. Qui ho rifatto lo stesso scatto in diverse modalità e utilizzando un'impostazione che c'è nelle Fuji, ma credo che ci sia forse in tutte le mirrorless. Ecco, vi premetto che voi avete a che fare con un fotografo che è un tecnocrate piuttosto scadente, quindi so com'è dentro quella Fuji questa cosa qua, però non sono uno di quelli che sfoglia riviste e siti per andare a confrontare le cose, le macchine, una cosa. Diciamo che il mio interesse è più portato sinceramente sull'immagine piuttosto che sulla tecnica che la produce, anche se ovviamente per produrre certe immagini è necessario avere una certa tecnica per le mani. Qui abbiamo una fotografia fatta, è un JPEG scattato a ISO 100 con una cosa molto interessante delle Fuji, ma come vi dicevo, probabilmente ce l'hanno tutte le mirrorless, forse anche le reflex digitali, chiaramente, la possibilità di gestire quella roba che nella Fuji si chiama RD, del range dinamico, una roba tipo gamma dinamica, cioè a livello software, io gli dico di tenere, e lo vedete qua in alto, l'ho scritto anche nel nome del file, l'RD a 400. Quindi è una roba fenomenale questa qui, a livello ingegneristico e informatico, messa dentro queste macchine fotografiche. Tu scatti a 800 con l'esposizione più o meno per l'esterno e la zona in ombra non ti viene completamente scura, perché il software va a farsi un po' di conti e la sovraespone di due stop. Quindi va a ricostruire proprio a livello software il dettaglio che manca nelle basse luci. E lo fa fino a un certo punto, chiaramente. Questo qui è il JPEG, così come è uscito dalla macchina fotografica, che non è male rispetto al Ma JPEG. se, scusa, se questo lo fai con la doppia esposizione? Sì, con la doppia esposizione è ancora meglio, certo, se fai doppia esposizione o HDR, lì non ci sono storie. Questo qui è semplicemente una cosa che c'è
nelle macchine fotografiche digitali. Ripeto, non sono un tecnocrate, per cui non so dirvi se questa caratteristica è presente in tutte, però è una cosa che viene fatta all'interno della macchina, quindi non devi neanche diventare matto a impostazioni particolari. E fino a un certo punto, chiaramente qui ho scelto una soluzione molto al limite, la luce esterna dove c'è un palazzo molto chiaro ed era illuminato anche se non dalla giornata di cielo sereno, anche se non ci batteva il sole, e la parte interna che era completamente bomba, quindi c'era una differenza di stop elevatissima. Però con questa cosa qui, che sarebbe il caso di vedere nei manuali delle vostre macchine se esiste questa. Scusa Daniele, scusa, mi dici il colore? Daniele, scusa, Sì. posso? Volevo che mi ripetessi come si chiama la funzione, per favore. Nella Fuji si chiama DR ed la puoi impostare a 100, 200 o 400. RD, scusa, RD, adesso non so. Funziona. Nelle Canon invece, per esempio, non Nelle si vede. Canon non lo so, non so neanche se c'è. Tra l'altro, non so se è una cosa proprio della Fuji o se è una funzione che c'è in tutte le digitali o solo nelle mirrorless, non lo so. Daniele, Quindi è una è una funzione che va a funzione. compensare le basse luci? Sì, esatto. È una Leggevo. funzione che funziona solo in JPEG, però, non su Sì, no, RAW. bravo, bravo, me l'ho già dimenticato. Sì, funziona soltanto se scattate in JPEG, nel RAW non funziona, viene proprio disabilitata. Non, perché RAW è un altro mondo, diciamo così. Daniele, si sente un po' l'eco. Si sente l'eco. Bisogna chiudere i microfoni. Chiudete i microfoni. Sì, chiudete i microfoni, li aprite, poi chi vuole farmi le domande lo riapre. Adesso è meglio, io non sto toccando niente, posso provare. Ah, probabilmente ero io con le casse dietro, non so se adesso si sente l'eco. Non so, Giovanni. Adesso no. No, No, eri tu. comunque questa funzione Fuji ce l'ha e appunto funziona solo sul JPEG. Il RAW tutto sommato consente di parare il colpo molto bene anche senza questa funzione, secondo me. Il RAW sì, però voglio Sì, dire, no. se scatti in JPEG per tutta una serie di motivi, ma ovviamente e non in contrasti, adesso io qui l'ho un po' estremizzata la cosa, anche troppo, però è tremendamente intrigante la cosa, perché in qualsiasi tipo di fotografia che fate, quindi dove non c'è un contrasto tonale esagerato tra zone in luce e zone in ombra, di sistema davvero le ombre, quindi non avete bisogno di fare post-produzione per tirare fuori il dettaglio nelle ombre, cioè vengono fuori dei JPEG davvero, davvero belli, insomma. Ed è una cosa così interessante. Allora, qui parlando di rumore, quindi questo qui è il JPEG fatto con questa caratteristica software, dove all'interno della macchina fotografica il software va a elaborare un po' l'immagine e tira fuori il dettaglio, un po' come quello che mi avete visto fare prima con le ombre all'interno di un programma di fotoritocco, cioè di un convertitore RAW qualsiasi. Qui poi ho messo, eccolo qua, qui già un filino meglio, lasciate perdere la nitidezza, perché come vi dicevo la macchina fotografica non è un fulmine di guerra, eh? Però qui diventa già interessante la cosa, questo qui è sempre lo stesso scatto di prima, aperto in camera RAW da dentro da Photoshop e andando ad aprire, eccolo qua, vedete, adesso vi tolgo l'effetto e diventa l'immagine di prima, apro, quindi la cosa davvero ultra, ultra intrigante qual è? È che scattando con questa modalità qui di guadagno delle basse luci, se poi il JPEG, parlo ancora del JPEG, lo aprite all'interno di Camera RAW, di un convertitore RAW qualsiasi, e andate a schiarire le ombre, ta-ta, il dettaglio e i colori anche saltano fuori, eh?
ripeto, lasciate perdere la nitidezza perché quello è un po' un altro discorso. E diventa interessante come cosa. Per cui se avete questi JPEG, magari basta una piccola correzione, una piccola schiarita nelle ombre all'interno di Camera Raw e il JPEG, voilà, si rianima. E quindi non c'è bisogno di diventare matti tra scatti in Raw e via discorrendo. E poi ho fatto, ecco, questo qui invece è un esempio. Adesso. Adesso ve lo spiego. Questo qui è l'esempio, l'esatto contrario al limite. Quindi questo qui era lo stesso posto, scattato nello stesso momento, scattato con ISO 100, quindi senza la possibilità di attivare, lo vedete qua, l'ho anche scritto, questo DRRD, come cavolo si chiama? Adesso non me lo ricordo più, dovrei vederlo sulla Fuji. A ISO 100 non si può attivare questa funzione che a livello software vi recupera le ombre. E quindi il JPEG o ve lo tenete così, come lo state vedendo adesso, o altrimenti se cercate di aprirlo, di aprire le ombre in qualche maniera, io vi consiglio di farlo all'interno di un convertitore RAW perché avete la possibilità di aprire le ombre, il macello che salta fuori è questo qua. Perché? Perché non c'è stato, su questo JPEG qui, non c'è stata quell'elaborazione a livello software fatta dalla macchina fotografica. Questo qui è un JPEG scattato ISO 100, quindi a ISO 100, ripeto, non è possibile attivare quell'opzione di ampliamento della gamma dinamica nelle ombre. E qui invece abbiamo il file RAW aperto in Camera RAW e con le ombre aperte, che è un po' quello che mi avete visto fare prima, quindi a prescindere dal rumore, che chiaramente è venuto anche dal rumore sia di luminosità che di colore, perché ingrandisco un pochettino, come vedete ci sono, a parte la granulosità, eccetera, eccetera, ci sono anche bande colorate che gironzolano un po' da tutte le parti, comunque abbiamo una gestione del dettaglio, una cattura del dettaglio decisamente superiore, ma ripeto, questo qui è il RAW aperto in un convertitore RAW dove poi sono andato a schiarire le luci. E,